Sì, mi senti, Fra? Vai. Sì, siamo qui con Paolo Boccedi che è dell'Associazione Nazionale Anti-Racket e Anti-Usura, qui al processo sulla situazione di Cantù per testimoniare una presenza. Paolo, ci vuoi dire qualcosa? Tanto la S su Italia Libera, insieme a molte delle nostre sentinelle, come vedete qua dietro, si occupa di assistere le vittime di usura e di estorsione dai prodromi alla fase dibattimentale, con la costituzione di parti civili. Sono innumerevoli le vittime che abbiamo incontrato in questi anni e sono innumerevoli quelle che abbiamo aiutato anche ad accedere al fondo, cosa fondamentale per riaprire la tua attività, perché senza la denuncia non puoi accedere a nessun fondo, dietro il parere favorevole del PM. La mia vicenda nasce nel 1991, quando mi sono ribellato a un'assicurazione che dovevo pagare tutti i mesi perché ritenevo che non era giusto pagare il pizzo. Mi sono ribellato, ho denunciato queste 9 persone che sono state tutte arrestate, condannate e alcuni stanno ancora in mezzo. Ho avuto anche purtroppo pagato a caro prezzo la mia scelta di ribellarmi perché, come tutti sanno, la scorta ferrea, proposto di cambiare cognome, ecco, per fatto, cioè un fatto di cose inquietanti che però alla fine il buono vince sempre col cattivo, perché alla fine io ho riacquistato la mia dignità di imprenditore, la mia libertà economica e sociale e oggi sono felicemente di nuovo un imprenditore capace, con negozi che vanno bene grazie al contributo dello Stato. Cioè voi, se volete fare come me, ribellarvi al pizzo, farete la scelta giusta, perché non si può assolutamente soccombere a questi criminali. Proprio ieri Paolo è stata intitolata la biblioteca comunale a Paolo Borsellino, con la presenza di Fiammetta Borsellino. Questa settimana a Como si introduce la settimana della legalità. Quale suggerimento può dare a questa città per ribellarsi a questa situazione che si è infiltrata anche nel territorio comasco? L'unica strada, ve lo dico da 25 anni, dalla morte dell'amico Libero Crassi, l'unica strada è la denuncia. Dovete ribellarvi, qui c'è bisogno della gente, la gente ha bisogno di vivere liberamente, di battersi su questi valori che sono fondamentali, essere liberi di andare a bere un caffè senza essere minacciati, essere liberi di aprire un negozio senza che nessuno ti venga a chiedere il pizzo, grazie alle forze dell'ordine, grazie a tutta la società civile. Salvatore Borsellino è un amico, abbiamo fatto molte manifestazioni insieme, saluto anche l'amica Tina Montinaro, la vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, che sta con me, che è presidente. Grazie Paolo e buona giornata.